Parliamone. Non è come sembra. Ragazzi, è arrivato il momento. Hardcore Mondo 1. Mando. GG. La mia prima hardcore. Io no, ragazzi, non ho mai finito Minecraft Hardcore. L'obiettivo principale sarà appunto finire Minecraft Hardcore. Bene, è già arrivato il momento. Io direi che prima cosa, subito al volo legno. Legno instant, cibo e via. Primo giorno si punta soltanto alla sopravvivenza. E qui useremo la grande tattica degli speedrunners. 3 blocchi di legno per fare l'aceta. E via. Tac, un bel picone. Se muori primo giorno di Minecraft, sei nabbo. Ok, ci facciamo pure una pala. E il resto non me ne frega nulla. Vai, prendiamo già il coal. Chill, e adesso andiamo subito in esplorazione. Io, ragazzi, la prima notte non voglio dormire. Voglio assaporare la notte in hardcore su Minecraft. Oh, guarda che bello sto pollo. Appo. Anche questo è bello. Pure questo. E tu dove vuoi andare? Vieni qua. Olè. Comunque sì, fatemi sapere appunto se volete la shaders oppure no. Oggi si va di shaders. Cioè, non so, almeno rende un pochino più particolare la roba dell'hardcore, capito? La rende un pochino più immersiva. Raga, però sapete, vi ho proprio beccato un mondo bruttissimo. Mi sa che mi sparo instant una fornace sopra quest'albero. Guarda che bella la fornace, con dentro la mia pizza. La bella pizza. Allora, io non so quanto durerò in hardcore. Cioè, non ho mai giocato in hardcore, sinceramente. Proprio perché ho l'ansia. Io vivo nell'ansia giocando in hardcore. Che quindi, boh. Vedremo che succederà. E adesso, ragazzi, inizia la vera avventura. L'ideale sarebbe trovare un bel villaggio, proprio come campo base iniziale. Da lì poi inizieremo a fare una prima base. E naturalmente essere, ragazzi, una base super solida e super sicura. Cioè, non devono spawnarci mob vicino e non possono avvicinarsi mob, soprattutto. Ehi, raga, mi sa che qui tocca barchificare. Minecraft e la frivola. Minecraft. Minecraft. Ho sbagliato. Ah, mi posso tuffare? Sì, flip. Eccoci. Ah, io sto morendo d'ansia. Voglio uscire da qui subito. No, raga, però dai. Minecraft. Ah! Minecraft. Ragazzi, sta già venendo notte. Io non ho paura. Qui, ragazzi, si vedrà veramente chi comanda. Ecco. Andiamo. Esploriamo questa bellissima landa desolata. Ah! Beh, ragazzi, come posso dire, molto, molto bello, eh? Io continuo nel chill e l'esplorazione per ora. Tanto, ragazzi, mica può andare peggio. Cioè, non può succedere nulla di storto, tranquilli. Sì, vabbè, c'è lo zombie. Un paio di Enderman. Qualche zombie. Un creeper. Oh, guarda la mucca! Cioè, alla fine, ragazzi, se tu ti muovi su Minecraft, non puoi mai morire. Cioè, non ti prendono i mob. Piazziamo al volo delle torce, in modo che facciamo subito capire chi comanda. Tranquilli, raga, tutto sotto controllo. Ma chi ci muore su Minecraft? Oh. Vabbè, ok, sei stronzo, eh. Allora, ti devo dire? Parliamone. Non è come sembra. Non è... Raga, letteralmente è un giorno qualsiasi in Texas. L'ha fatta apposta. Ma come mica faccio a farla apposta? Scusami, che ho pagato lo scheletro per shottarmi. Intanto, ciurma, vi ricordo che oggi pomeriggio alle 15 sarò in live su Twitch e non mancate, continueremo con questa hardcore. Avete come sempre il link in descrizione. Ah, guardate che bella l'alba di Minecraft. Allora, raccogliamo subito un pochino di legna. Allora, la base non voglio farla subito perché prima voglio esplorare. Perché comunque voglio pensare a un hardcore long term. Quindi comunque che dura tanto, deve durare tanto. Di conseguenza voglio trovare un bel punto poi dove costruire, eccetera. Guarda, pam, fatti tutti gli utensili. Prendiamo già qua altra stone per potenziale fornace. Solo i nabbi usano la spada. I veri uomini usano l'accetta. Guarda la famiglia di pecore. Se la tua famiglia è appena morta, sappi che è solo colpa tua. Raga. Aspetta, aspetta. Ragazzi, provo a fargli il video col telefono. Aspettate. Eccomi qua. Raga, sentite, sentite. E lui ronfa. Sta dormendo sul mio giubbotto.
letteralmente ha aperto il mio giubbotto e si è ficcato dentro. Vabbè, vogliamo esplorare subito la giungla? Perché secondo me potrebbe offrirci qualcosa di carino questa giungla. Anzi, ma sapete che forse non è proprio una giungla? Allora, è una giungla molto molto piccola. Oh, ah raga, e che facciamo? Non c'entriamo subito? È easy loot quello, eh? Allora, questo è fatto easy subito. Mazza che schifo. Potrebbe essere anche una base temporanea questa comunque. Non ho mai fatto tipo una base temporanea dentro un tempio della giungla. Bella! Ma ci piace, ci piace. Ragazzi, devo dire, un loot niente male. Allora, farei ragazzi subito una cosa. Ma tipo subitissimo. Torniamo al volo indietro. Prendiamoci dei lupi. Ritorniamo nel punto di spawn. Eccoci. Prendiamo due lupetti e problem solved. Come sempre, la notte voglio viverla al pieno, proprio. Così. Tanto dai, cosa potrà mai andare storto? Un lupo ce l'abbiamo, raga. Allora, prima di tutto, attacca, attaccalo. Te sei già bello che è morto. Guarda, paura. Godo, godo, bene, bene, bene. Ossa per altri cani, perfetto. Allora, qui ho intravisto anche dell'altro ferro. Bello qua. Questo si prende easy. E facciamo pure un acciarino, così prendiamo già la roba bella cotta. Abbiamo 6 di ferro, più i 5 che stiamo facendo qua dentro. Il cagnolino non so che nome dargli ancora. Vedremo, vedremo. Però intanto siamo già messi molto meglio rispetto a prima. Allora, io potrei fare tattica piccone ascia. Poi con uno instant flint and steel. E con 4 lingotti piedini. Aia. Allora, lupo! Lupo! Ok, easy. Attacca! Bravo. Ne pensi andare? Ok. È già qui. Farmi di cibo. Bravo, cagnolone. Bravo, bravo. Mi piaci. Sì, lì sono delle fiamme. Lupo! Capo, vuoi attaccare gli scheletri? Andiamo a caccia, andiamo a caccia. Attacca, 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 attaccalo. Attacca l'infedele. Bravissimo. Ci piace. Mamma mia, quel pollo. Arrosto subito. Arrivano i pisani, lupo, arrivano tutti i pisani. Questa sarà l'arena dove faremo capire a tutti chi comanda. Che in questo mondo di Mine... Lupo, no! Lupo! Mangia! No! Attacca i pisani, lupo! Bravo, lupo, mamma mia. Voglio una bella bisteccona. Si gode. Lupo, c'è uno sniper. Prendilo, prendilo. Italo, c'è un VGF. Sciottalo. Bravissimo. Ecco qui l'alba. L'alba del nuovo re di questo mondo di Minecraft. Indomabile, infermabile. In confronto, ragazzi, Attila può altamente sucarmela. Lupo, quella può essere un problema, lupo. Lupo, sei pronto? Lupo, attaccala! Si gode. Però noto una cosa, ragazzi. In lontananza, prima, mentre combattavamo contro... Ho notato quello. C'è un villaggio. Lupo, andiamo. Abbiamo una nuova meta oggi. Allora, diciamo che il villaggio non è dei migliori. Diciamo che il villaggio è la cosa più piccola del mondo che io abbia mai visto. Dopo il mio pisello. Non ci sono due casette. C'è un fabbro. Del pane. Buono. Ok, il villaggio, ragazzi, ha avuto un piccolo glow up adesso. Perché con tutto questo pane, a parte adesso abbiamo veramente un botto di cibo, e il fabbro, e tanta roba. No, però i piedini no, i piedini sono scam. Ci hanno trollato quei piedini. Eh sì, è proprio quel momento, raga. Vai, lupo, attaccalo! Si gode. 5 di ferro, lupo. A casa mia 5 di ferro più gli altri sono proprio un corpetto. Ma lupo, non è che devi fare però l'umano che sali le scale, eh? Ma esageriamo. Allora, io direi che possiamo sfruttare tantissimo questo villaggio, che purtroppo, diciamo, è spawnato un po' storto. Però vabbè, ci accontentiamo lo stesso. Ah, c'è anche qui un'altra casetta. Sapete che quasi quasi questa non è una casetta bruttissima? Potrebbe essere il nostro nuovo campo base. Ci siamo. Allora, prima cesta, ragazzi, è random drop, roba della minchia, insomma. Ok. Seconda chest, a voglia di minerali. E questa chest, i blocchi questi qua. Allora, intanto, subito mi sparo un belletto.
Olè. Qui, ragazzi, mi faccio una bella lucetta. Olè. E le due fornaci. E qui abbiamo pure le fornaci. Allora, con il cibo siamo messi molto, molto bene. Mi farei adesso un pochettino di torce. Ragazzi, momento miniera. È il grande momento miniera. Lupo. Si va, andiamo. Allora, io ho visto qua sotto appunto l'inizio di una possibile miniera, molto interessante anche, eh. E andrei subito a illuminarla, perché non vorrei che diventi una un mob spawner. Lo diventerà sicuramente, raga. È gigante. Oh! Gatto! Guardate la faccia di chi ronfava prima. Ecco, è la sua faccia, è lui. Un bacio della zampa. Ah, ah, aia, aia. Perché mi devi mordere? Ti do un morsino nella cavoccetta e vediamo se mordi ancora. Mi ha lasciato la stampa dei denti. Allora, io direi che andiamo a esplorare per ora questa zona. Devo trovare una bella caverna aperta con il ferro esposto, secondo me. Oh, guarda lì cosa c'è. Lupo, quello è interessante. Ne approfittiamo, se permettete, eh. Ah, è proprio quello che volevo. Una pressure plate in oro. L'acciolino me lo prendo, però. Vediamo un pochettino. Intanto... Mamma mia. Raga, ho tipo non rischiato di più. Allora, io mi fermerei temporaneamente qua. Allora, lì abbiamo un poco di nova. E ok. Oh, però qua potrebbe essere una caverna interessante, sapete? Potrebbe essere interessante. Lupo, immersione. Andiamo. Devo fare molta attenzione, Lupo. Certo, trovare istante dei diamanti sarebbe OP. Ma siamo altezza 36, quindi non ottimale. Ragazzi, ho visto un diamante. Lupo, è quel momento che stavamo aspettando. Intanto, dobbiamo per forza farlo. Lo scudo. In realtà anche la nostra accetta sta avendo un attimo un pochettino di problemi, eh. Ti dico una cosa anche, Lupo. È un hardcore. È giusto giocarla safe. Lupo, ho visto qualcosa? Bravo, Lupo. Pensaci tu. A posto. Allora, è tutto molto buio. Lupo, io vedo anche del ferro, cioè dell'oro. Lupo, è il momento. Il nostro primo diamante in hardcore, Lupo. Vado. Lupo, sono due. Lupo, due diamanti. Capisci che è una roba seria adesso? Vai, sono craccati, tati, tati. Easy. Lupo, se abbiamo fortuna, possiamo trovare altro diamante. Sai com'è? Basta una svista e ti Lupo, Lupo, c'è uno spawner. Lupo. Sciottiamoli. Mela d'oro, panino, sella, secchio matto. E il disco dobbiamo prenderlo. Lupo, capisci che abbiamo 4 mele d'oro? Ragazzi, segnate coordinate. 220 meno 350. Segnate, segnate. E ora come ora siamo a giorno... Non so come si vede. Non so, ragazzi, dove siete, che giorno è. Vabbè, siamo al giorno 3 comunque all'incirca. Casomai, ragazzi, metterò una mod che ci segni in alto da qualche parte quanti giorni abbiamo. Oh no. Leafy. Bro. Ragazzi, per ora questa avventura sull'hardcore però sta andando molto bene. Cioè, siamo molto tranquilli. No problemo. No, raga, guarda. Vabbè, è fatta. Che occhio. Mamma mia, ragazzi. Sei diamanti, Lupo. Lupo, gli do una botta qui, eh. Ma giusto per il meme. Qua, ragazzi, devo fare attenzione. Oh, no, è soltanto uno. Lupo, ci sono tornato. Ma lo sapevo! Visto, Lupo? Mai arrendersi, Lupo! Sono pure due. Sono tre, Lupo! GG. Però, Lupo, vuoi capire che quando è così è così? È il momento, crafting. Gli è arrivato il grande momento. Bam. Siamo fortissimi. Lupo, è il momento di uscire. Non si esagera. Siamo quasi fuori. È pure giorno, Lupo. Eccoci. Lupo. Questo mondo è il nostro, Lupo! E continueremo! Continueremo! Ragazzi, come se continueremo! Siamo infermabili. Comunque, ciurma, per oggi io e Lupo abbiamo fatto abbastanza. Ma vi aspetto oggi pomeriggio alle 15 in live su Twitch. Non mancate, link in descrizione. Continueremo appunto con questa hardcore. Chissà se morirò. E come sempre, se siete nuovi, iscrivetevi al canale, lasciate like. E ci vediamo, ragazzi, domani con un nuovo video. Ciao a tutti!